Salve, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Buone nuove per quanto riguarda la Pillirina, la riserva naturale orientata a Capomuro di Porco è stata inserita nella variante dell'elenco parchi e riserve della Sicilia. La firma è arrivata all'assessore regionale Croce e viene posto definitivamente il vincolo di salvaguardia. Vediamo la posizione degli ambientalisti, ovviamente ben felici. Questa è la Pillirina, come si suol dire quando le immagini dicono più di mille parole, parole che adesso lei dirà per dire che comunque si celebra oggi un percorso lunghissimo, anche contorto a volte, che ha permesso dal vostro punto di vista di salvare questo luogo dalla trasformazione in altro. Cosa accade da ora in poi? Allora, innanzitutto dobbiamo chiarire che la riserva ancora non è stata istituita, è stato reso permanente il vincolo e le norme di salvaguardia su questi luoghi, ovvero questi luoghi diventano inedificabili al 100% e lo diventano per sempre. Adesso il lavoro che è stato svolto dalle associazioni ambientaliste raggruppate sotto SOS Siracusa ha visto questo primo frutto, ma questo il percorso è ancora lungo perché adesso si dovrà discutere sulla gestione e sulla fruizione di questi luoghi, perché ricordiamolo, occorre sempre ricordarlo, la creazione di una riserva non significa la mummificazione dei luoghi, ma significa la protezione di determinati luoghi e significa soprattutto la possibilità di utilizzo di questi luoghi. Avete ripetuto e sostenuto che sarebbe un errore considerare che questa è una vittoria soltanto degli ambientalisti. E questo è vero, perché in verità il progetto di riserva è anche precedente al piano regolatore, il piano regolatore del 2005. Il progetto di riserva è confezionato dal WWF, dall'avvocato Baglieri, con l'aiuto del professore Mirisola, è del 2003. In che modo lei tira in ballo anche l'enciclica di Papa Francesco, che non direttamente, ma dal suo punto di vista apre uno spiraglio su queste tematiche? Sì, perché l'enciclica di Papa Francesco conferma quanto noi abbiamo fatto. In particolare il Papa afferma come il degrado ambientale, la privatizzazione degli spazi pubblici comporta povertà, comporta disagio sociale, comporta impoverimento spirituale. Desidero ringraziare il mio arcivescovo Salvatore Pappalardo, che lungo questa campagna civile, che ha visto in prima linea cittadini dopo i partiti o le associazioni politiche, ci ha sostenuto lungo tutto questo percorso. Vicenda Pillirina, a comunicare la notizia è stato il sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo, ha riferito che l'assessore regionale al territorio e ambiente Maurizio Croce aveva posto la firma sul decreto. Una vicenda piuttosto lunga quella della Pillirina, dall'esito incerto fino a un certo punto, buone notizie qualche settimana fa, ieri lei ha dato invece la notizia ufficiale che comunque la riserva c'è. Sì, l'area della Pillirina, dopo 5 anni di battaglie fatte dal mondo ambientalista, dal Consiglio Comunale e anche da questa amministrazione, è riuscita finalmente ad avere, diciamo, il beneplacito dalla Regione ed essere inserita in quella che è il piano di riserve naturali della Regione Siciliana. Questo comporta evidentemente intanto tutto un susseguirsi di vincoli che danno lì l'inedificabilità assoluta, nelle more appunto di un'istituzione vera e propria della riserva. Come sappiamo questo è il passaggio propedeutico per poi fare in modo che ci sia l'istituzione della riserva. Ovviamente è una battaglia vinta dopo 5 anni, è una battaglia che ha visto momenti anche di forte tensione rispetto a queste alle dinamiche che ne scaturivano. Non era certo nulla, sono passati 5 anni, ma oggi c'è soddisfazione perché siamo riusciti a tutelare sostanzialmente una delle ultime coste che rimangono libere nella città di Siracusa. Ecco. Sembra che già comunque la società che avrebbe dovuto costruire il villaggio sia pronta a un 13° ricorso. Ma la società ha tutto il diritto di fare i ricorsi e di fare quello che ritiene opportuno. Al di là degli input politici sulle scelte, poi sono dei fatti tecnici che obbligano anche la Regione in questo caso a istituire la riserva. C'è stato l'osservatorio che ha dato un parere, che è un parere che non lascia margini ad alcun equivoco, cioè quell'area doveva essere riserva e così la Regione si è comportata.
Poi, ovviamente, in una fase successiva, quando si provvederà a fare l'istituzione vera e propria della riserva, dovranno essere pagati gli espropri di quei terreni al privato, ma quello è un passaggio successivo. Ripeto, ognuno è libero comunque, se ritiene che è stato leso un proprio diritto, di fare quello che è corretto per loro. Intanto l'Elemata, la società che aveva presentato il progetto di villaggio turistico alla Pillirina, non replica, però ha già presentato l'ennesimo ricorso. La società Elemata, che ha elaborato il progetto per la realizzazione di un villaggio turistico nella zona della Pillirina, non intende rilasciare alcuna dichiarazione rispetto alla firma apposta dall'assessore regionale all'ambiente per l'istituzione della riserva naturale all'isola della Maddalena e Capomulo di Porco. Ma ciò non significa che i legali della società non stiano lavorando, anzi hanno preannunziato il 13° ricorso sulla questione, il 4° nel giro di un brevissimo lasso di tempo. Elemata lamenta un singolare accanimento sulla vicenda, sostenendo che nella concertazione non si sia tenuta in considerazione anche una sola audizione da parte della società per illustrare il progetto. Dal mese di aprile scorso la società ha chiesto di essere sentita dalla 4ª Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, senza riuscirci. Richiesta reiterata anche all'indomani dell'approvazione della proposta di istituire la riserva, che sarebbe poi andata a firma dell'assessore Tridi. Lo stesso assessorato ha sempre rinviato l'audizione al tavolo tecnico istituito circa un anno fa. Elemata ha scritto una lettera al Ministro dell'Ambiente e allo stesso assessore, alla quale ha legato un parere del professore Giuseppe Angelo Ronzisvalle relativa alla carenza di requisiti tecnici e ambientali per l'istituzione della riserva nella perimetrazione indicata. Insomma, sulla vicenda della Pillirina si andrà avanti nelle aule giudiziarie senza considerare che il Comune di Siracusa continua ad aleggiare la richiesta di maxi risarcimento dei danni proprio da parte degli imprenditori che avevano deciso di investire sul villaggio turistico. E torniamo a parlare della vicenda Inda, tanti filoni di indagine avviati alla Procura della Repubblica di Siracusa. Quello approvato alla conclusione delle indagini con l'emissione di 7 avvisi di garanzia, 3 dei quali riguardano funzionari dell'Inda, non è che uno dei diversi filoni giudiziari che riguardano l'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Sotto la lente di ingrandimento della Procura della Repubblica di Siracusa ci sono carteggi, conti, fatture, delibere che periodicamente gli investigatori della Guardia di Finanza, ai quali sono state delegate le indagini, hanno acquisito a più riprese presso il Palazzo Greco di Corso Matteotti. L'occhio di bue dei magistrati è puntato già da diverso tempo sull'Inda, non fosse altro per le denunce, gli esposti di persone note o di anonimi, ma anche per atti parlamentari che hanno insinuato ipotesi di illeciti penali che sarebbero stati consumati nella gestione dell'Inda fino all'anno 2012. È il caso dell'inchiesta che nell'aprile scorso ha portato il procuratore Francesco Paolo Giordano a indagare 8 persone cui vengono attribuite numerose fattispecie di delitti fiscali. L'indagine, svolta con il supporto della Guardia di Finanza, si è sviluppata attraverso l'acquisizione di numerosa documentazione, oltre che all'Inda, anche presso istituti di credito e altri enti. L'espletamento di una complessa consulenza tecnica e l'audizione di parecchie persone nella loro qualità di soggetti informati sui fatti per cui si procede. Gli inquirenti, per ricostruire tutta la contabilità negli anni in esame, si sono rivolti a 4 consulenti che hanno concluso già lo scorso anno buona parte degli accertamenti. Laconica la dichiarazione del sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo, il quale interviene nella sua qualità di presidente dell'Inda. Come sempre, manifesto la mia totale fiducia negli organi inquirenti. Auspico che i soggetti accusati possano dimostrare la loro estraneità ai fatti contestati. Doppia seduta del Consiglio Comunale, la prossima settimana si comincia martedì 21 con il Question Time, 18 le interrogazioni presentate a firma dei consiglieri Sorbello, Castagnino, Vinci, Salvo, Milazzo, Rodante e Palestro. L'altra seduta invece è giovedì 23, 3 punti all'ordine del giorno, il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di PM e 3 atti di indirizzo, oltre al secondo dei consiglieri Massimo Milazzo e Fabio Rodante sulla segnaletica, e l'ultimo invece riguarda il consigliere Alfredo Foti su Fontane Bianche. Non ci fermiamo, c'è la pubblicità, ci vediamo tra poco. Entra nel mondo Gemar. Questa settimana in offerta: mozzarella Zappalà 100 grammi per 3, 1,49 euro. Latte Sole parzialmente scremato, 1 litro, 65 centesimi. Yogurt alta qualità Granarolo, 59 centesimi. Bastoncini di merluzzo Findus, 18 pezzi, 2,89 euro.
cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar. Da Gemar trovi sempre un ricco assortimento di prodotti e la sicurezza della migliore qualità al prezzo più basso. Gemar ti invita alla prova. Per la prima volta in assoluto al Teatro Greco di Siracusa, La Norma, il capolavoro di Vincenzo Bellini, il 4, 10, 18 e 25 luglio. Costumi di Sonia Cammarata, regia e scene di Enrico Castiglione. Biglietti in prevendita, circuito Box Office Sicilia. Fermati nei bar dove vedi questo marchio. Scopri il segreto dell'aroma Tropical Caffè. Da Brico Center trovi tutto il necessario per il fai da te e non solo. Questo mese in offerta idropittura traspirante bianca 14 litri 26,90, piscina da 3300 litri 99,90, ombrellone da giardino metri 3 49,90. Brico Center Melilli, Contrada Spalla, Città Giardino presso il Parco Commerciale Belvedere. La tua auto è ancora in garanzia? Fai il tagliando da noi e non la perdi. Forse non lo sai, ma non sei obbligato a portare la tua auto nell'officina della casa madre. E allora scegli Flycar dei fratelli Melluzzo, professionalità ed esperienza da oltre 40 anni. Flycar è un progetto innovativo, officina meccanica a Posto Riag, una rete multimarca presente in tutta Italia. Da Flycar dei fratelli Melluzzo, massima assistenza e totale competenza per la tua auto, dalla carrozzeria alla meccanica, con risultato finale eccellente ma soprattutto conveniente. Notevole risparmio e sicurezza sui tagliandi della tua auto, diagnosi computerizzata, sostituzione freni, ammortizzatori e gruppo frizione. Vai al sicuro e scegli Flycar dei fratelli Melluzzo, strada provinciale 14, zona circuito Siracusa. Speciale estate, viaggia sicuro, fai un check-up completo alla tua auto. Fino al 30 luglio avrai il 30% di sconto. D'estate i film è meglio vederli all'aria aperta. Cinema in Piazza, le commedie di maggior successo proiettate gratuitamente su schermo gigante in Piazza Santa Lucia. Cinema in Piazza dal 6 luglio al 31 agosto, ore 21. Lunedì 20 luglio, un boss in salotto. Tu vuoi capire sì o no che quello è un boss? E gridano sempre, eppure se fini sostrena, ma meglio carcere. Iniziativa del Consiglio di Quartiere Santa Lucia in collaborazione con il Comune di Siracusa e l'Associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale Medicina Trasfusionale. L'ASP di Siracusa ha l'accreditamento, vediamo cosa cambia. L'azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha ottenuto l'accreditamento per la medicina trasfusionale dopo un lungo iter burocratico. Il team formato dal Centro Nazionale Sangue, spiega il direttore generale dell'ASP di Siracusa, Salvatore Brugaletta, ha ispezionato e valutato tutti i requisiti previsti e richiesti dall'accordo Stato-Regioni, in linea con le direttive europee in materia di sicurezza della donazione del sangue, di controllo della qualità degli emocomponenti, di tracciabilità della filiera trasfusionale e dei farmaci plasma derivati, quali l'albumina, le immunoglobuline e di fattori della coagulazione ottenuti dalla lavorazione industriale delle officine farmaceutiche. Il controllo dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'accreditamento ha interessato anche le unità di raccolta del sangue presenti negli ambiti territoriali assegnati all'ASP di Siracusa. I valutatori hanno esaminato l'intero impianto del sistema per la gestione della qualità ed implementato dalla struttura trasfusionale di Siracusa, costituita dall'unità operativa complessa di coordinamento diretta da Dario Genovese e dalle sue articolazioni organizzative presenti nei presidi ospedalieri di Augusta, Avola e Lentini con i rispettivi responsabili. Il sistema trasfusionale aziendale, con le oltre 22.000 donazioni di sangue e di emocomponenti prodotte, rientra tra le realtà autosufficienti della Sicilia e contribuisce significativamente al fabbisogno trasfusionale regionale, garantendo anche le realtà carenti.
È conclusa con una condanna all'ergastolo il processo scaturito dal duplice omicidio di Lentini. La Corte d'Assise ha condannato Salvatore Salamone. È stato condannato all'ergastolo Salvatore Salamone, il ristoratore lentinese processato per il duplice omicidio ai danni dei catanesi Domenico Bertollo e Gaetano Trovato in un agguato avvenuto la notte tra il 20 e il 21 dicembre 2011 e i cadaveri rinvenuti all'interno di un'autovettura che fu podata alle fiamme nelle campagne tra Lentini e Scordia. La Corte d'Assise di Siracusa ha emesso la sentenza condannando l'imputato anche a 3 mesi di isolamento diurno, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla decadenza della potestà genitoriale. Espiata la pena dovrà ancora scontare un periodo di libertà vigilata non inferiore a 3 anni. Lo stesso imputato è stato anche condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale di 15.000 euro per ogni parte civile. La Corte d'Assise ha disposto anche la trasmissione degli atti alla Procura di Siracusa perché indaghi su 3 persone, ipotizzando a loro carico il reato di falsa testimonianza. Con la condanna in primo grado di Salamone al carcere a vita si conclude un lungo e articolato processo scaturito al ritrovamento dei cadaveri degli artigiani catanesi Bertollo e Trovato, scomparsi da casa il 20 dicembre di 4 anni fa. A eseguire le indagini furono gli investigatori della squadra mobile della questura di Siracusa, che risalirono al Salamone che avrebbe ucciso le 2 vittime per un debito di circa 20.000 euro nei confronti di Bertollo. Torniamo a parlare di sbarchi. Un presunto scafista è stato fermato ad Augusta in relazione allo sbarco di 569 migranti. Gli agenti della Polizia di Frontiera Marittima, insieme al personale del gruppo Interforze contro l'immigrazione clandestina e altre forze di polizia, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un tunisino accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Con la costituzione di parte civile da parte dei familiari ha preso il via in Corte d'Assise il processo per l'ammutinamento della motobarca Fatima II per la scomparsa del comandante Gianluca Bianca. Si è avviato ieri mattina dinanzi alla Corte d'Assise di Siracusa il processo scaturito dall'ammutinamento del motopesca Fatima II e dalla scomparsa del comandante dell'imbarcazione, il siracusano Gianluca Bianca, avvenuti nel luglio del 2012. Il processo si è aperto con le eccezioni preliminari e la relazione del PM Tommaso Pagano, che ha chiuso il cerchio attorno ai 3 marittimi, 2 egiziani e 1 tunisino, che saranno processati in contumacia perché di fatto si sono resi uccel di bosco subito dopo l'ammutinamento. Nel corso dell'udienza c'è stata la costituzione di parte civile da parte dei congiunti del comandante Bianca. La formulazione del capo di imputazione, omicidio in concorso, è stata avanzata alla magistratura siracusana il 14 marzo 2013. Le risultanze investigative hanno indotto il sostituto procuratore Pagano, infatti, a convincersi che il comandante Bianca sia stato ucciso durante l'operazione di ammutinamento e poi il corpo fatto sparire. Una tesi non confermata dagli altri 3 membri dell'equipaggio, tutti siracusani, che in quei tragici momenti dell'ammutinamento si trovavano a bordo del peschereccio, ma che, a loro dire, sotto la minaccia delle armi, sono stati rinchiusi in un locale del peschereccio e non sono quindi in grado di riferire che cosa realmente fosse accaduto a bordo del Fatima II. I genitori del comandante Bianca, la moglie e i figli continuano a chiedere chiarezza su tutta la vicenda. Si entra nel vivo al dibattimento all'udienza del 16 ottobre prossimo. Bene, con questo è tutto. Qui ci fermiamo, il telegiornale si è concluso. Vi auguriamo un buon proseguimento di programma.